noi siamo la seconda D dell'Istituto Comprensivo 2 di Colle di Valdelsa e stiamo lavorando per il progetto EHOD Change Your Glasses. Change Your Glasses è un'attività che promuove le competenze chiave europee, in particolare la competenza comunicativa ed emotiva dei ragazzi, ma anche tutte le abilità trasversali, attraverso strumenti educativi incentrati sullo studente. I ragazzi hanno quindi sperimentato la situazione facendosi parte attiva del processo educativo, mentre noi insegnanti abbiamo ricoperto un ruolo più marginale, rendendoci dei facilitatori. La metodologia impiegata nell'attività è quella dello storytelling, che favorisce l'immedesimazione rispetto ai temi trattati e consente un confronto tra gli studenti, permettendo una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti e stati d'animo. L'anno scorso io e i miei amici siamo andati al mare. Un giorno di quelli siamo andati a fare una bella passeggiata. E abbiamo visto dei bambini giocare, facendo dei castelli di sabbia. Accanto c'era un bambino di colore, isolato dal gruppo. I bambini non lo volevano far giocare perché era diviso perché era diverso per loro, ma lui non sapeva che problema avere. Sicché io e i miei amici siamo intervenuti per farlo giocare insieme agli altri. Abbiamo convinto i bambini a giocare insieme e da lì io e i miei amici si è continuata la passeggiata. Appena tornata a casa ero molto contento di aver fatto la cosa giusta. Un giorno tornai a casa da scuola disperata perché ero vittima di bullismo. Andai in bagno con un coltello in mano minacciandomi di morte, ma prima di lasciare il mio corpo in bagno incustodito mi guardai allo specchio, mi vidi, ma cambiò qualcosa. Sentivo delle voci che mi dicevano non farlo, non morire. Pensai subito che ero io a dirlo, ma nello specchio. Non c'era nessuno in casa ed ero molto spaventata per quello che stava succedendo. Ma era come se lo specchio mi stesse facendo cambiare idea. Posai il coltello e per non prenderlo mai più lo buttai. Buongiorno a tutti, oggi intervisteremo un senzatetto per capire in che condizioni vivono le persone che hanno poche possibilità in confronto a noi. Buongiorno, come si chiama? Ciao, mi chiamo Luca. Quanti anni ha? Ho 32 anni. Da quanto tempo vive in queste condizioni? Ormai da 3 anni, ma anche prima di ritrovarmi in queste condizioni non avevo possibilità di condurre una vita normale. Da dove viene? Ha una famiglia? Vengo da Roma. I miei genitori però mi hanno abbandonato da piccolo perché non avevano abbastanza soldi per mantenermi. Ma per fortuna mi ha trovato un ragazzo che tuttora è mio amico. Ci siamo fatti forza a vicenda dandoci l'un l'altro la speranza di andare avanti. Come si comportano le persone con voi? Alcuni ci trattano come se fossimo invisibili, ma per fortuna esistono ancora persone come voi che si interessano alla nostra vita. Cosa fa per guadagnarsi dei soldi per mangiare? Ogni giorno suono la chitarra del mio amico e alcune persone ci danno dei soldi che poi ci dividiamo per comprare del cibo. Ogni quanto riesce a mangiare? Mangio su per giù 3 volte a settimana. Noi abbiamo deciso di darle un po' di soldi dato che economicamente stiamo molto bene. Adesso può affittare un piccolo appartamento per lei e il suo amico e può assicurarsi di mangiare tutti i giorni dato che l'abbiamo trovato un lavoro da sbidello in una scuola elementare. Grazie mille davvero, non so come ringraziarvi. Simon è un bambino di 16 anni, è nato in Italia e vive a Grosseto. È molto intelligente e simpatico. Oggi è andato al parco per giocare a pallone. Carlotta Rossi è una giornalista ed oggi è andata al parco per cercare qualcosa di interessante per il suo articolo. Ciao, sono una giornalista, vorrei farti qualche domanda. Ok, va bene. Innanzitutto, come ti chiami? Mi chiamo Simon. Ok, cosa stai facendo qui al parco? Ero venuto per giocare a pallone. E perché sei seduto qui da solo? Perché avevo chiesto a quelli laggiù se potevo giocare, ma mi hanno detto di no. Ma sono 5, sono dispari. Lo so, ma quel bambino ha detto che non c'era più posto. Va bene, intanto ti faccio qualche altra domanda. Che lavoro fanno i tuoi genitori? Mia madre lavora in un ufficio, mentre mio babbo fa l'operaio. Sono stranieri, giusto? Sì, sono in Italia da 18 anni. Quindi vi sentite a casa in Italia? Certo, l'unica cosa che mi lega all'Africa è il colore della mia pelle. Ok, grazie per avermi risposto, arrivederci. Arrivederci. A Carlotta non era piaciuto il modo in cui quei ragazzi avevano trattato Simon, così va da loro.
Federico è un bambino di 13 anni, nato in Italia, vive a Grosseto, è molto presuntuoso ed egoista. Oggi è andato al parco per giocare a pallone. Ciao, sono una giornalista, vorrei farti qualche domanda. Ok, ma fai veloce. Come ti chiami? Federico. Cosa state facendo? Non vedi, giochiamo a pallone. Ma siete dispari, come fate? E non c'è nessuno che voglia giocare. A me quel ragazzino laggiù ha detto che ve l'aveva chiesto. Vabbè, ma lui non conta. E perché, scusa? Ha la pelle in quel modo. E quindi? Mio padre dice che con quelli come lui non devo parlare, gli rubano il lavoro. In che senso gli rubano il lavoro? Ascolta, io devo andare. Molte volte i bambini o i ragazzini, non sapendo distinguere cosa è giusto e cosa no, prendono esempio dai comportamenti peggiori che hanno i propri genitori, imitandoli e sbagliando a loro volta. In classe abbiamo visto diversi tipi di situazioni svantaggiate che si presentano nella vita quotidiana e abbiamo imparato il significato della parola empatia. L'empatia è quel sentimento che ti fa mettere nei panni degli altri. Dopo aver parlato abbiamo trovato 4 di queste categorie: senza tetto, persone povere, persone disabili, atti di bullismo, discriminazione per il colore della pelle. Raggiunte queste conclusioni, ognuno di noi ha fatto un lavoro. Le opzioni erano inventare una storia su una persona che non vive o ha vissuto una di queste esperienze, raccontare un'esperienza personale o immaginare di intervistare una persona svantaggiata. Al suo lavoro ognuno di noi ha associato delle immagini o dei disegni. Grazie dell'attenzione. Allora, questa tipologia di lezione si basa appunto sullo sviluppo di capacità emotive interiori e sviluppare un certo livello di empatia. Devo dire che i risultati sono stati buoni e la risposta dei ragazzi è stata positiva. Hanno preso 2 o 3 lezioni preparatorie, eccetera. C'è un iniziale imbarazzo perché comunque sono attività un po' più dinamiche dove ci si confronta con argomenti nuovi, con vissuti di altre persone, quindi a volte può prevalere un po' di imbarazzo o di perplessità, però poi alla fine quando si va un po' a approfondire i temi è qualcosa a cui tutti in qualche modo siamo partecipi, che interessano un po' tutti, soprattutto il confronto con il diverso è qualcosa che ci riguarda poi nella vita quotidiana anche dei ragazzi più giovani. Quindi ho notato che nonostante appunto un'iniziale ritrosia, poi di solito l'attività si è sviluppata con interesse, con fantasia e soprattutto anche con partecipazione emotiva, che forse è la cosa più importante, per cui ho visto che nei racconti e nelle storie dei ragazzi effettivamente ci hanno messo un po' del loro vissuto e molto delle loro emozioni, che poi è l'obiettivo appunto dell'attività. E quindi è un percorso che verrà poi riproposto anche negli anni futuri in altre classi. Questa attività mi è piaciuta molto, sia perché mi ha fatto rivivere delle mie esperienze passate che nel corso degli anni me l'ho scordato, e sia perché mi ha fatto immaginare come deve essere vivere con gli occhi di quegli altri che magari, diciamo, che hanno difficoltà nel svolgere delle azioni e nella vita quotidiana. A me questa attività mi è piaciuta perché siamo stati fuori e con i compagni e si è fatto qualcosa di diverso dalla lezione, che si fa sempre. E poi anch'io ho provato a vivere come le persone che hanno degli svantaggi e insomma, mi sono divertita. Mi è piaciuta molto questa attività perché ci ha fatto molto riflettere, ci ha fatto unire di più confrontandoci a vicenda. Questa attività mi è piaciuta molto perché combatte la discriminazione e il menefreghismo della gente che viene bullizzata oppure che viene esclusa dai gruppi.